come state? Yeah. Sono già stanco prima della prima data. Ho caldo, sto benissimo. Io freddo. Ottimo. Come si vede da lui, dalla sciarpa. Come vi chiamate? Sheldon. Holly Riva. S-H-N. Shan. Ma no, il tuo nome personale. Mamma mia, quanto ero simpatico. Come i Ramones. Max Ramones. Max Ramones, Holly Riva e Giulio. Ramones. E da dove venite? Tenerife. Io ho un accento abbastanza chiaro. Bergamo, Bolzano. Milano io. Originariamente invece? Nel senso che diciamo che la band è nata in Brianza, vicino Milano. Però dire Milano ci fa male perché è come, sai, campanilismo. Infatti anche vivo gli ho detto Bergamo per esatto. Le radici catieni. Le radici, appunto. Il posto in cui vi siete formati, in cui vi siete conosciuti, ha influenzato la musica che fate? No, decisamente no. No, proprio no. Dove sono cresciuto io c'erano solo i Nomadi. I Nomadi e Bob Marley. E di Pappo. Esatto. Quindi no. Direi che non siamo proprio a tema. No, il territorio non ci ha dato niente, ecco. E come vi siete formati? La racconto io. Non era nato. Lui è nato dopo che ci siamo formati. Veramente. No, lo stesso anno mi sa. L'anno dopo. L'anno dopo. Ci siamo formati nel senso che c'era una rassegna di gruppi la domenica pomeriggio in un locale che si chiamava Bloom, che c'è ancora, a Mezzago, in provincia di Milano, e tutte le domeniche faceva una rassegna che si chiamava Don't Fuck Your Sunday e suonava tutte band locali. C'era un ragazzo che suonava in gruppo punk che mi ha chiesto... Un giovane argentino, era? No, che mi ha chiesto, facciamo un gruppo alla Misfits / Offspring del primo periodo, quando non erano ancora, diciamo, più poppettari. Quindi un po' dark punk, una cosa così. Io gli ho detto di sì, ma avevo già quattro gruppi. Ci siamo formati, io suonavo il basso e cantavo, e questo ragazzo, Fabio, suonava la chitarra. Poi avevamo un chitarrista argentino, se n'è andato in Argentina. E da lì è partito tutto, ci siamo sciolti tipo sei mesi dopo, e abbiamo riformato la band con altre persone, cambiando un po' genere, stile, e poi sono passati 30 anni. Il nome, da dove deriva? È una cittadina irlandese. Anzi è una, diciamo, come si può dire, una piccola sezione di Cork in Irlanda, e siccome mia madre è una collezionista di cappelli e mia cugina lo sapeva, è tornata a casa con un cappello direttamente da Shannon, che si chiamava proprio Shannon. Io ho visto la parola Shannon, l'ho trovata curiosa, fine della storia. Non si voleva avere connotati particolari, un nome comunque fosse un po' internazionale. Che suonava un po' così, sì, che non ricordava proprio niente in particolare. Non legato al territorio, che non dava niente. Proprio no. Per questo progetto musicale, quali sono i vostri riferimenti musicali? Sono Mighty Mighty Boston, che sono Operation Ivy, che sono Rancid. Forse l'unica band che adesso... può centrare, non è che si è indimenticato anche NoFX, forse l'unica band di adesso che in effetti ci sentiamo un po' affini sono gli Interrupters, anche perché poi non ci sono più band, diciamo, ska punk a livello internazionale che fanno dei numeri alti a parte gli Interrupters. Nonostante tutti questi anni di carriera, cosa vi spinge ancora a far musica? Se no non pago affitto. No, scherzo, però diciamo che è una passione talmente grande che non è mai scesa. E poi io personalmente ho tre band, ho sempre avuto mille progetti, e nel 2016 nei mille progetti ero a cena con questo qua e mi fa, io gli dico per a lui caso, sì, perché ogni tanto abbiamo il rito di fare la cena a Bergamo mangiando la polenta. È un po' che non lo facciamo, dal 2016. Recuperiamo, ci sono i casoncelli. Esatto. Che aspettano. C'è la moglie vegana, non si può più fare. Però insomma, in questa cena io gli dico a lui che avevo dei pezzi reggae, lui mi ha detto dai, riformiamo gli Shannon, gli ho detto ma col cacchio. E perché per me era un po' una cosa chiusa, però invece poi ho detto ma sai che c'è, sì, facciamolo. E abbiamo cercato praticamente di fare la stessa cosa, però con altre persone, perché nel frattempo i personaggi delle altre formazioni, uno ha due figli, l'altro abita in Irlanda, l'altro abita in Australia, e non si riusciva a quagliare. Quindi ho chiamato un po' di musicisti che avevo, insomma, incontrato durante il percorso, tra cui Willy al basso, con cui ho già condiviso un progetto che si chiamava Rizzofonic,
e Alex che suonava con me anche nei The Fire, e da lì abbiamo ripreso. Nella prima vostra vita come Shandon, quanti dischi avete fatto più o meno? Come è stata la prima esperienza? Abbiamo iniziato nel fine 93, primi 94, quindi 30 anni fa, e abbiamo fatto primi due demo subito, tipo quasi nello stesso anno, e sono andati talmente bene, proprio in cassetta, tipo 4-5 mila copie in cassetta, cioè era una cosa che ci esplodeva nelle mani, e i negozi di varie città già ci chiedevano di avere delle copie. Da lì è partito l'entusiasmo, quindi indicativamente 7 anni. 97 mi sembra che c'è stato. No, no, chiedeva quanti 6. Dischi? 6? No. 6 quelli, gli album veri e propri, no, poi c'è stato Pambilisca Core. Che no, lascia stare quello. Schiamobile, Nice Try, Fetish, Not So Happy, 69, e poi se c'era... Back on Board. No, la prima parte. Tutti i dischi o solo la prima parte? La prima parte. No, okay. Allora 5 dischi, Bambilli. Poi ci siamo sciolti nel 2004. Sciolti? Domanda lunga. È una risposta un po' lunga. A causa di armonie generali che si erano create, soprattutto. Ma non solo, c'erano anche un po' di cose legate a... Quando facevamo circa 130-140 concerti l'anno, in tutta Europa, specialmente in Italia ovviamente, e questa cosa porta a convivere con le stesse persone per tantissimo tempo. E a un certo punto diventa una famiglia un po' mestruata, cioè tra furgone, stare insieme, e i rapporti iniziano ad essere un po' saturi, e alcune persone volevano andare in una direzione, altre in un'altra. Queste cose portavano un po' di astio sia a livello artistico sia a livello organizzativo. E anche la cosa... il mondo musicale attorno stava cambiando, sì. Bisogna dire. Sì, sì, cioè, diciamo che intorno a noi stava arrivando un'ondata internazionale, e noi eravamo una delle poche band italiane che facevano concerti all'estero, quindi noi annusavamo già cosa succedeva in Europa 3-4 anni prima degli altri. Non voglio fare il figo, ma siamo stati un po' precursori di band come Vanilla Sky, altre persone che poi sono andati a suonare, non so, in Russia, in America, eccetera, eccetera. Perché hanno visto band come noi, o i The Rozer, o i Pancreas, o altri, che hanno fatto i primi step all'estero, portando a casa un po' di risultati. Quindi vedendo che all'estero si annusava questo tipo di cambio radicale, musicale, da una parte un po' più hard rock, da una parte un po' più emo, lo ska punk cominciava a diventare un genere per pochi, e addirittura molti lo identificavano un po' per fighetti. E che anche un po' aveva detto il suo, in un certo senso, no? Stava proprio cambiando tutto il giro. Sì. Quindi... Adesso invece, per assurdo, negli ultimi anni è ritornato in auge un po' come era prima, poco, ma specialmente quello un po' più politicizzato, tipo Scapè o in Italia Italco, funzionano molto di più che band californiane di una vita come Ben Caddies o Less Than Jake. Come avviene il processo creativo che vi porta a comporre una canzone? Cioè, allora, prima, anni fa, era una cosa che partiva da me, poi io davo il testo a lui o ad altri e girava così. O in alcuni casi la facevo da solo. Siccome io ho sempre avuto la fissa di produrre,
quindi di produrre musica e proprio registrarla, eccetera, eccetera. Avevo un po' il quadro generale di come doveva essere finalizzato il disco e la canzone, quindi ovviamente al 90% era tutto nella mia testa. Adesso invece negli ultimi anni è ancora peggio, è diventato quasi il 100% nella mia testa, poi condivido con loro che sono musicisti bravissimi, super preparati, molto più preparati di me, e quindi quando io dico ho questa canzone fa così, ho bisogno che tu questa parte la fai diventare più figa di quello che è, ed è, diciamo, non è più frustrante condividere, ma è diventato più figo, diciamo, prendere una cosa e portarla a un livello successivo, è molto più figo così. E da dove prendi ispirazione? Allora, inizialmente era veramente a caso, cioè, perché purtroppo scrivevo partendo dalla musica e quindi dopo dovevo ficcare dentro parole o avere un'idea in base a quella, alla canzone, cosa mi diceva. C'era un suono tipo del ritornello, sì, che ricordava qualcosa. Ricordava qualcosa, da lì ci costruivi attorno il concetto e il resto del testo. Adesso faccio tutto il contrario. Capisco cosa voglio dire, come lo voglio dire, e poi ci scrivo la canzone intorno. Di cosa parlano quindi le canzoni? Ma guarda, il nuovo disco è un best of, quindi sono tutte canzoni, diciamo, vecchie ma rivisitate, riregistrate con ospiti. Però c'è un inedito che si chiama Run Police Run, che è proprio una canzone contro la polizia, becero e diretto come una canzone punk dovrebbe essere. E la cosa bella è che mi hanno chiesto proprio in questo periodo, ma ci voleva proprio una canzone contro gli sbirri? Quello che è successo è che appena uscita quella canzone ci sono stati i tafferugli di Pisa e di Firenze, e tipo la settimana prima con le ragazze di Roma che manifestavano per l'aborto e per altri diritti femminili. Anche lì botte con la polizia, e quindi la risposta è sì, ci voleva proprio. Ci voleva proprio, specialmente in questo periodo storico. Run, run, police, run. Quindi hanno un intento politico-sociale? Questa canzone nello specifico sì, nell'album precedente c'erano canzoni varie, c'erano Nazional Popolare che prendeva un po' per il culo gli italiani, c'era Chi se ne frega che parlava un po' di, scritta coi pancreas, che parlava un po' del fatto di chi se ne frega delle persone a cui non conta, non tocca più niente. Storie di contrabbando. Esatto, c'era una canzone scritta da Gio Perrino, che è un artista sardo fighissimo, che parlava di malavita e di contrabbando tra la Sardegna e l'Italia. Poi c'era un pezzo che si chiamava Bambola, che parla della mia esperienza personale quando ho fatto l'obiettore di coscienza, che l'ho fatto in un posto di bambini maltrattati sessualmente e di donne che chiamavano per sapere come fare a scappare dal marito, cose di questo tipo. Insomma, tematiche che secondo me dovrebbero un po' rientrare nei dischi di musica alternativa e basta sto ti amo mi hai mollato, che si sembra... è passati anche sì tanto, però, però a me sembra che tutto questo indie, che indie non è, ha delle tematiche di minchia, e di indie non c'è più niente. Parlando di tematiche, trovo una differenza tra le tematiche che trattate adesso e quelle dei primordi? Sì, perché da piccoli eravamo più pischelli, più con la voglia di spaccare il mondo. E senza avere un centro proprio, esatto, personale. Palco, vi piace o vi terrorizza? Piace. Guarda, ieri sera ho fatto un acustico dopo mesi che non facevo un acustico, e suonare in acustico un po' di strizza viene, perché non ci sono scuse, non puoi, cioè se sbagli si sente, ecco. Non c'è lui che copre con la batteria. Esatto. quindi c'è il problema, che noi facciamo tanti concerti, poi ci fermiamo, e quando ti fermi ricominciare è sempre un po' un'emozione. Però poi quando sei
quando sei in corsa è un po' meno emozionante, ecco. Però comunque la passione rimane. C'è sempre fame di parte. Parlando di emozioni, qual è il posto in cui ti sono nato che vi ha emozionato di più? Offspring, perché è stato uno dei primi. Bayfest, qualche anno fa, sì. Perché è stato proprio l'imprinting della botta di caos addosso. Ma io direi nel 97, quella prima volta che abbiamo suonato con i Rancid, che era, non era un concerto enorme, era un concerto da 800.000 persone, però era la prima volta che suonavamo con qualcuno di famoso, e che arrivava dagli Stati Uniti, eccetera. Quindi avere a che fare con quelli che fino a sempre li hai visti in copertina è stato wow, questi sono quelli là. Beh, anche i Blink al Forum. Sì, anche i Blink al Forum. Cioè, più che altro per l'impatto della gente. Sì, c'erano 13.000 persone. Poi la Rai il giorno dopo ha mandato un video dicendo ecco i tre ragazzi californiani, però c'era il video di noi che eravamo insieme sul palco. Deficienti. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? Il kilt. Il kilt, anche perché quando ci siamo riformati nel 2016 avevo detto a qualcuno che mi balenava l'idea di suonare senza kilt, ho detto se venite senza kilt non vi pago, mi hanno detto. Quindi è rimasta lì. Che strumentazione portate sul palco? Ma abbastanza minimale, cioè anche io mi tolgo dalla domanda. Chitarra, basso, batteria, trombone e sax stasera. A volte facciamo tromba, sax. Tour, come li gestite? Ma ormai a novembre faccio 50 anni, tu di più, quindi diciamo che gli acciacchi, diciamo che gli acciacchi ci sono, lui è più giovane, quindi vabbè, poi è stanco di loro. Poi fa un lavoro fisico, quindi comunque è più in forma di noi. Però la massaggi anche. Faccio massaggi anche. Però la verità è che quando sei in pista, fuori sei in pista. Cioè anche per voi, nel senso, sei lì, tarelli, sai che domani suoni, dopo domani suoni. Togli la ruggine, vai. Poi via. Per, diciamo che un pochettino di concerti sono stati fatti, no? 700, quindi insomma, un po' ormai. Sai che facevo un conto di quanti ne ho fatti nella vita e vado sopra i 2006. Yes. Quindi capisci che gestirlo ormai. Lockdown, in questo periodo voi avete continuato a scrivere oppure? No, io ho avuto una specie di rigurgito legato alla scrittura per gli Sheldon, perché io sono schifosamente prolifico, però quello che stiamo vivendo come Sheldon è che molto spesso il nostro pubblico, che è un pubblico che ha una certa età o che ci segue da tanti anni o che porta i figli, eccetera, vuole ovviamente molte canzoni del passato, e quindi ti senti idiota a scrivere robe nuove che poi non ascolteranno o non compreranno o che non ascolteranno col cuore, perché oggettivamente quando uno ha 17 anni ed è in piena fase, non so, contro il governo piuttosto che i genitori, in fase ormonale, questa musica qua è la tua musica. A 40 ascolti il pezzo acustico di De Gregori che ti sei perso anni fa. E questa cosa qui va a finire che tu scrivi un disco nuovo e la gente che ti segue da una vita dice sì sì ok, ma mi fai quelle vecchie. E quindi scrivere robe nuove un po' ti fa scendere le palle, perché dici ma per chi lo faccio esattamente? Mentre per Magnetics, che è un'altra mia band, o per Soul Rockets eccetera, sono molto prolifico perché c'è proprio voglia di musica nuova e che non c'è lo stesso ancoraggio al passato. Esatto, esattamente. Quindi un po' mi è scesa la catena, però comunque ho già due o tre inediti in ballo, tra cui questo Run Police Run che è appena uscito. Come vedete gli Sheldon tra 5 anni? Boh, ormai non abbiamo più fatto piani dal 2016 adesso, perché tra Covid, tra scrivere cose nuove come in questo caso o trovarsi poco, perché io adesso abito all'estero, quindi con loro non ci troviamo mai se non per fare un tour o per fare, non so, un weekend, poi io torno a Tenerife e poi faccio avanti e indietro, quindi c'è molta poca
ci vediamo molto poco, quindi non ho proprio idea di cosa succederà da qui a 5 anni. Però sul palco. Sì, speriamo, sì. Come vedi la scena musicale attuale? Ti respiro. No, guarda, non dire così che mi esce Pino Scotto, poi inizio a dire... Purtroppo ci sono poche persone che comprano, poche persone che escono di casa per andare a vedere i concerti, ma anche giovani. E di conseguenza c'è poca musica, diciamo, giovane di qualità o alternativa. Alternativa davvero, non quelle cagate che dicono sì, non ho un contratto per la Universal, allora sono alternativo, però faccio 13 milioni su YouTube. Fratello, non è la stessa cosa. Invece alimentare un sistema alternativo alle multinazionali o alternativo alle orecchie di quello che la gente vuole ascoltare, questa cosa sta venendo a mancare, quindi non sono fan della musica nuova. Però è vero che all'estero, specialmente in paesi molto dove brulicano un sacco di cose alternative come la Spagna, come la Germania, come Sud America, come ancora adesso gli Stati Uniti, le cose continuano a rotolare. Qui invece sono un po' andato in malora e quindi mi spiace dirlo, ma sto paese non sta regalando cose nuove e fighe, secondo me. Poi magari sbaglio. Social, ti piacciono, li usi? Non li brucerei, però il problema è che li devo fare per forza e devo un po' adeguarmi all'idea di condividere le cose che facciamo. Io sono sempre stata una persona un po' riservata di indone, non mi piace compartire, come si dice in Spagna, quindi vabbè. Tre progetti musicali a testa che bisogna assolutamente conoscere. Il gruppo che mi hai fatto sentire l'altro giorno. Turnstile, australiani, band assolutamente da ascoltare, interessanti. Sticky Fingers, Glenn Hunter. Ma io direi Foy Vance, che è il mio artista preferito adesso, che è un cantautore irlandese di Belfast. Poi ti direi che in Italia ci sono due o tre band che mi piacciono un sacco, tra cui i Quarantena che suonano stasera, i Vans di Grosseto che finalmente hanno tirato fuori un singolo nuovo che è bellissimo. Ti dico Tinariven, che è il cosiddetto blues del Sahara. Poi allora resto in zona, visto che mi hai sorpreso con questa domanda, ti dico Assam Ramdi e poi ti sparo un Rodrigo e Gabriela, visto che non ci ho pensato, che comunque sono fanno una specie di fusion chitarristica fighissima. Vedi qua, non c'è neanche una chitarra distorta dopo i 50. Perfetto. Il mondo si è fermato e si distempa come distorsione. Molte grazie. Ciao ciao. A voi. Ciao. Ciao. Ciao.